Maestro D'Alessandro, questa sera nella tua accademia, accademia rinomata a livello italiano, proseguono i corsi di difesa personale, una tua iniziativa che è partita già nello scorso autunno. Ci fai un po' un punto della situazione, un bilancio? Sì, quindi non soltanto Taekwondo e anche Chambara, di cui sono il delegato provinciale anche per il settore Chambara ormai da quest'anno, abbiamo ormai attivo un corso di difesa personale specializzato per quanto riguarda il settore femminile. Ho presentato io un progetto su scala nazionale, alcune associazioni in campo nazionale hanno aderito, altre no. Io sono stato quindi il promotore, abbiamo circa un gruppetto di 35 ragazze che ormai da 4 mesi stanno facendo un lavoro molto importante. A fine corso rilasceremo un attestato, voglio ricordarlo che è gratuito, ha una cadenza circa di 10-15 giorni tra un allenamento e l'altro. Stiamo avendo davvero un ottimo successo, tante ragazze vorrebbero ancora iscriversi e ovviamente questa è l'occasione per proporle. Iscrivetevi in tante, quindi anche sulla mia pagina Facebook Gianluca D'Alessandro mi potete mandare i contatti per cercare di inserire ancora nuove persone nel nostro staff. Comunque è un corso che sta davvero avendo un successo incredibile. Senti, di successo tu ne stai ottenendo anche a livello nazionale. Nello scorso fine settimana sono arrivate ben 9 medaglie agli interregionali in Puglia. Sì, ormai di successi ne stiamo collezionando con la nostra accademia tantissimi di anno in anno. Voglio ricordare che negli ultimi 3 anni siamo stati costantemente con i nostri atleti a rappresentare la squadra nazionale. Non appena 5 mesi fa Lorenzo Iacovelli convocato per i mondiali universitari in Corea, lo scorso anno ancora Erminio Pilunni per i mondiali cadetti in Azerbaigian. Io nel 2012 i test preolimpici con la nazionale a Londra, quindi insomma ogni anno riusciamo a vestire la maglia azzurra e questo ovviamente ci fa onore perché siamo l'unica scuola di Taekwondo in Irpinia ad avere risultati di prestigio così importanti. Questo fine settimana in Puglia abbiamo conquistato con 11 atleti 9 medaglie. Medaglie molto molto importanti, c'è ancora da lavorare su qualche atleta perché tutto quello che stiamo facendo lo stiamo facendo per cercare di arrivare al top della forma ai campionati italiani sia di categoria cadetti che junior. È là che ci auguriamo di avere risultati importanti in quanto all'orizzonte ci sono i mondiali e gli europei, sia per una categoria che per l'altra. Quindi ci auguriamo di avere un nostro ragazzo che possa rappresentare ancora l'Irpinia, ma in questo caso con la maglia azzurra. Senti, voi avete brillato anche all'Insubria Cup. Sì, all'Insubria Cup abbiamo fatto una gara eccezionale, 5 atleti abbiamo conquistato 3 medaglie d'oro, una gara internazionale di altissimo livello di cui il Comitato regionale della Lombardia davvero ha messo a disposizione un'organizzazione incredibile. Quindi noi abbiamo preso parte, ma nell'ultimo mese abbiamo fatto 4 gare, quindi una gara ogni settimana, abbiamo conquistato circa in un mese, 30, se non sbaglio, 31-32 medaglie, quindi voglio dire, i ragazzi ce la stanno mettendo tutta, mi seguono, quindi sicuramente faranno parlare di sé. Ripeto, adesso la cosa più importante è prepararsi per i campionati italiani, di cui mi sono reso conto che bisogna lavorare su alcuni aspetti che avevamo un po' tralasciato con i ragazzi, soprattutto quello di tipo psicologico, e bisogna un attimo lavorare su questo perché i campionati italiani ne è uno all'anno e quindi non si può sbagliare, bisogna arrivare sulla vetta del podio e conquistare la maglia azzurra e dobbiamo farlo per forza. Quest'anno non possiamo permetterci di non essere in nazionale. Alessandro Medugno, hai conquistato la medaglia d'argento agli interregionali di Puglia, ci racconti un po' questa gara? Sì, è stata una grande esperienza, era la mia seconda gara, 4 incontri e ringrazio il mio maestro Gianluca D'Alessandro, i miei compagni della palestra e la mia famiglia. Simona Scolesi, invece tu hai conquistato una medaglia di bronzo, sei andata vicino anche tu all'argento, è stato un po' di sfortuna, però è un risultato comunque importante. Sì, comunque è la mia prima gara con la nuova palestra, sono una cadetta da poco tempo e comunque un incontro ho fatto con una campionessa italiana e ho avuto un po' di tensione, però sono felice dei miei risultati.